Il punto C con Ciro Troise. Il Napoli è in partenza da Castelvolturno, destinazione Udine. Domani alle 18 la gara per riscattare il doppio KO contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Una vigilia diversa dal solito, conferenza stampa nel giorno pre-gara e non a due giorni prima, e anche la durata è cambiata moltissimo. Una conferenza fast, circa 8 minuti tra domande e risposte, senza alcuna polemica. Eravamo abituati ormai che Conte in ogni conferenza, in ogni intervista ci lasciasse qualcosa, no? Vi ricordate i botto e risposta con Marotta, vi ricordate le frasi sul mercato, anche in vista della prossima stagione se dovesse raggiungere la qualificazione alla Champions League. Stavolta invece gioca col non detto, cercando anche di nascondere le ipotesi di formazione, la sostituzione di Quaraschelia che si è infortunato e salterà probabilmente le due trasferte di Udine e di Genova. Nonostante la pretattica, quello che arriva dal campo è che non ci saranno stravolgimenti. Toccherà a David Neres sostituire a sinistra Quicha Quaraschelia. Del resto è il ruolo, la posizione in cui Conte lo sta provando di più. Lo ha fatto spesso a gara in corso e dal primo minuto proprio in Coppa Italia, dove è stato il migliore in campo, propiziando anche il gol di Simeone e rivelandosi una delle poche carte vincenti, una delle poche buone notizie di quella nefasta serata per il Napoli con gli 11 cambi, il turnover che ha fatto tanto discutere in quei giorni. Il Napoli vuole ritrovarsi, riprendere il cammino affidandosi alle sue certezze, la solidità difensiva, il formato della trasferta dove ha perso soltanto a Verona, poi non è più caduto, ha portato a casa vittorie e pareggi illustri su tutti all'Allianz Stadium contro la Juventus e a San Siro contro l'Inter, contro i campioni d'Italia. È anche un weekend dove le altre hanno partite complicate, non scritte. Penso all'Atalanta dopo la sconfitta di Champions League contro il Real Madrid, che anticiperà il Napoli a Cagliari. E tante Lazio-Inter, lunedì sera, che chiuderà il turno, che non ha un esito scontato e che comunque, essendo uno scontro diretto, toglierà punti o a entrambe o a una delle due. Per il resto gli altri 11 dovrebbero essere abbastanza scontati: Meret, Di Lorenzo, Nakmani, Buongiorno Olivera, Anghissalo, Botka, McTominay, Politano e Lukaku, a cui è affidata la voglia di fare una prestazione sul modello di Torino, dove toccò 7 palloni dentro l'area di rigore e non 14 complessivi come ha fatto contro la Lazio. Vedremo cosa accadrà, ne parleremo poi sicuramente da lunedì in poi con il punto C, la rubrica d'approfondimento che trovate sul canale YouTube di Radio Napoli Centrale, a cui vi invito ad iscrivervi e ad abbonarvi, costa soltanto 99 centesimi al mese, e poi con le nostre dirette alle 13 alle 15 su YouTube, sul sito di Radio Napoli Centrale, sull'app, su Facebook, su Twitch, dove volete. Vi aspettiamo poi per commentare Udinese-Napoli in campo domani alle 18. Il punto C con Ciro Troise.